Un cordiale buon pomeriggio dal TG2000 Flash. L'aggressione armata di questi giorni, come ogni guerra, rappresenta un oltraggio a Dio, un tradimento blasfemo del Signore della Pasqua. Lo ha affermato Papa Francesco nel corso dell'udienza generale. La pace che segue le strategie del mondo, il quale crede di ottenerla attraverso la forza, ha sottolineato, è solo un intervallo tra le guerre. I presidenti della Conferenza delle Chiese Europee e della Commissione dei Vescovi Cattolici Europei hanno inviato una lettera a Putin e a Zelensky chiedendo un cessate il fuoco dal 17 al 24 aprile. Infuriano i combattimenti a Mariupol. Le truppe russe hanno attaccato l'area di un complesso metallurgico dove sono in atto scontri anche corpo a corpo. Mosca riferisce che più di 1000 marinai ucraini si sarebbero arresi, ma Kiev smentisce. Secondo il sindaco ci sono 100.000 civili che chiedono di essere evacuati, ma mancano i corridoi umanitari. Il presidente degli Stati Uniti Biden accusa di genocidio Vladimir Putin poco dopo aver parlato in Iowa di un dittatore che dichiara guerra e commette un genocidio dall'altra parte del mondo, sottolinea che il riferimento al presidente russo era del tutto voluto. Immediato l'apprezzamento di Zelensky, parole davvero leader. Il presidente francese Macron invece prende le distanze da Biden. Le accuse di genocidio non aiutano la pace. Secondo il capo dell'Eliseo, che vuole parlare di nuovo con Putin e Zelensky, l'esercito di Mosca ha commesso crimini di guerra, ma un'escalation verbale non contribuisce all'obiettivo di fermare il conflitto. Sulla stessa linea la Cina, la massima priorità per tutti, affermano dal Ministero degli Esteri, è mantenere la calma e la moderazione. A giugno la Svezia farà richiesta di adesione alla NATO, la Finlandia invece deciderà nelle prossime settimane. Il premier svedese Magdalena Andersson, in conferenza stampa congiunta a Stoccolma con il primo ministro finlandese, ha commentato la possibilità di adesione alla NATO, spiegando che non vede alcun motivo per rinviare la decisione, anche se ci sono argomenti da analizzare con molta attenzione. In Italia forti tensioni nella maggioranza di governo sulla delega fiscale. Salvini, Tajani e Lupi hanno incontrato a Palazzo Chigi il premier Draghi, ribadendo l'importanza di non aumentare le tasse. Il centrodestra non avrebbe chiesto lo stralcio del catasto, ma alcune modifiche per evitare ambiguità. A febbraio è tornata a crescere la produzione industriale, recuperando buona parte del calo registrato nei due mesi precedenti. L'Istat segnala che l'indice complessivo è aumentato in termini tendenziali del 3,3% ed è positivo anche il confronto con il valore di febbraio 2020, prima che iniziasse l'emergenza sanitaria. La Commissione europea ha versato oggi all'Italia la prima rata da 21 miliardi di euro per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, dando seguito alla valutazione positiva della richiesta di pagamento presentata a fine dicembre, che ha certificato il raggiungimento dei 51 obiettivi previsti nel piano per il 2021. È tutto, grazie per essere stati con noi. Prossimo appuntamento con l'informazione, il TG2000 alle 18:30. A più tardi.